Benvenuti. In questo tutorial andremo a vedere un esempio di progettazione all'interno di 3D Utilities a partire dalla restituzione di un rilievo. Quindi noi abbiamo già eseguito il rilievo di questa zona, abbiamo restituito il rilievo con i vari comandi di 3D Utilities. Adesso dobbiamo andare a verificare e studiare una proposta progettuale su questa porzione di terreno. Allora, innanzitutto mettiamoci in wireframe. Io ho già provveduto a disegnare su dei lucidi alcune proposte progettuali. Le ho scannerizzate e una è il progetto di massima. Questo indica l'area di progetto sulla quale si andrà ad operare. Poi ce n'è un'altra che contiene tutti i dettagli. Quindi partiamo con quella che è l'area di progetto. Andiamo ad isolare il nostro schizzo e iniziamo a disegnare una polilinea ricalcando quella dello schizzo stesso, quindi bene, ho finito di ricalcare l'area di progetto. Ho ottenuto questa polilinea 2D chiusa, l'ho spostata su un layer a parte in modo tale da poter nascondere in seguito lo schizzo. Quindi adesso su stato di fatto andrò a creare un nuovo gruppo. Lo chiamerò proposta progettuale. E col drag and drop vado a spostarmi questi tre layer. Allora, non abbiamo più bisogno di tenere acceso il progetto di massima. Ecco il contorno. Torniamo ad accendere lo stato di fatto. E abbiamo questa cosa qua. Quello che dobbiamo fare adesso è proiettare questa polilinea 2D sul modello e iniziare a lavorare in modo tale da avere un'idea, anche a grandi linee, di quello che sarà lo stir e il riporto. Quindi iniziare a pensare a che quota attribuire a quest'area di progetto. Torniamo nella vista top. Possiamo vedere che questo contorno, quest'area di progetto, in alcuni punti va oltre quelli che sono i limiti del modello. Per poter proiettare questa polilinea 2D sul modello, abbiamo bisogno che esso sia entro i limiti del modello stesso, quindi sono andato a sistemare i contorni dell'area di progetto. È una problematica che è venuta fuori perché lo schizzo che ho usato prima, ovviamente, è stato fatto in maniera veloce, si tratta solo di valutare la fattibilità di un progetto in questo momento. Quindi adesso che ho sistemato questo problema, posso andare a proiettare questa polilinea sul modello. Prima di fare ciò, bisogna discretizzarla, perché presenta due archi, che sono questi, il primo e il secondo. Quindi per discretizzare una polilinea 2D si utilizza l'Approximate Entity by Polyline. Questo è il comando se si vuole ottenere sempre una polilinea 2D ma discretizzata. Se si vuole ottenere una polilinea 3D discretizzata, quindi una polilinea che mi permette anche in seguito di fare tutte le operazioni di triangolazione, utilizzerò questo comando. Per ora useremo il 2D. Seleziono gli oggetti da approssimare. Ogni qualvolta discretizzo una polilinea mi verrà chiesto di scegliere se specificare il numero di segmenti nei quali suddividere gli elementi curvi o se specificare la loro lunghezza. In questo caso, come numero di segmenti, facciamo OK. Possiamo vedere che l'operazione è andata a buon fine. Ora è possibile proiettare questa polilinea discretizzata sul modello con il comando Project Polylines on 3D Model.
La polilinea è stata proiettata in maniera corretta. Questa polilinea la potrò utilizzare anche per fare delle valutazioni su quello che è il teorema di Bruckner, cercando quindi di bilanciare stereo riporto a un livello molto, molto sbrigativo, molto approssimativo in questa fase, perché stiamo solo valutando l'area di intervento del progetto. Adesso possiamo spostare la polilinea che abbiamo utilizzato prima. Possiamo portarla in quota con il comando move planar entities by ECS. È un comando che mi permette di assegnare a un'entità selezionata la quota del punto specificato. Quindi io seleziono l'oggetto, attivo l'intersezione negli snap e posso andare a spostare la polilinea 2D in quota rispetto a quel punto. Potremmo metterci anche nella vista laterale. Probabilmente occorre alzarla un altro po'. Ed è già una situazione più bilanciata rispetto a prima. Ok, potremmo già iniziare a valutare i volumi andando a triangolare questa polilinea 2D. Per triangolarla però bisogna passare a una polilinea 3D. Quindi andremo ad utilizzare il comando di cui parlavo prima, approximate Entity by 3D Poly, seleziono l'oggetto, gli elementi curvi sono già stati discretizzati prima, quindi lasciamo tutto così. Adesso questa è una polilinea 3D. Ed essendo una polilinea 3D, posso andare con il comando close 3D Poly che trovo sotto la sezione triangulation, andare a triangolarla. Andiamo su shape. Ed è stata triangolata. Adesso solo a scopo illustrativo possiamo vedere che in casi come questi, ad esempio per disegnare la scarpata che dovrebbe collegare il terreno a questo nuovo piano, basterà utilizzare il comando offset 3D poly. Il comando offset 3D poly funziona specificando a coppie due opzioni di questa finestra, quindi non posso selezionare elevation e slope, devo specificare o la pendenza e la distanza inclinata o il dislivello e la distanza piana. In questo caso io lavoro con la pendenza e la distanza inclinata. Posso anche specificare se triangolare o no in automatico. Lascio attivo la triangolazione. Vado a selezionare la 3D Poly e questo è l'offset, che ovviamente non potrà mai essere così, ma questo è il procedimento con il quale saranno effettuate tutte le scarpate e i vari elementi del progetto. Una volta eseguito l'offset, bisognerà andare a trovare l'intersezione utilizzando il comando intersection sotto triangulation and project, il comando intersection. Questo comando funziona con due layer alla volta, quindi dovrò prima andare a trovare l'intersezione tra l'asfalto e il layer di progetto. Mi chiede se applicare o no un filtro di intersezione alle 3D poly. Questo filtro serve per una migliore intersezione, in questo caso dico di no. Bene, sono state create le polyline che sono separate però perché ho questa porzione riferita al verde, questa porzione riferita all'asfalto. Se io volessi unirle, perché magari devo poi andare a triangolarle con il comando Triangulate Between Polylines, allora mi basta utilizzare il comando Unify 3D Poly che va a saldare, ad unire tra di loro le polilinee che seleziono. Quindi seleziono questa polilinea e questa, e adesso ho ottenuto una singola polilinea. Quindi di solito si va a cancellare le facce create precedentemente e si va ad utilizzare il comando Triangulate Between 3D Poly. Allora, una volta che ho stabilito più o meno la posizione dell'area di progetto, andrò a disegnare i dettagli. Bene, per disegnare i dettagli procedo come ho fatto prima. Ho importato un altro schizzo, andrò a ricalcare i vari dettagli del progetto che poi porterò in quota. Bene, ho finito di ricalcare anche i dettagli. Ho applicato tutte le varie norme che in questo caso si applicano ai parcheggi per quello che riguarda le distanze minime. Adesso devo portare queste polilinee 2D in quota. Per fare questo userò i punti. Punti che sono stati inseriti. Questi punti sono già stati inseriti in quota, quindi potrò usarli per elevare queste polilinee 2D direttamente su di essi, con il comando Elevate Polylines by Point Blocks. Allora vado a selezionare gli oggetti.
Ok, ho proiettato le polilinee, adesso sono in quota e posso andare a nascondere i punti. Ovviamente sono state suddivise già nei layer corrispondenti, adesso si tratterà di iniziare a triangolare questa parte di progetto con i comandi che abbiamo visto prima. Quindi, ad esempio, per realizzare questa scarpata andrò ad utilizzare il triangolo between 3D poly. Seleziono la prima polilinea, seleziono la seconda polilinea e la triangolazione sarà avvenuta. Per completare qui la triangolazione posso andare a fare anche un triangulate by vertices. Quindi in questo caso vado ad indicargli dei vertici e sarà creata la triangolazione. Questa porzione qui, infine, sarà fatta di nuovo con il triangulate between 3D poly. Ok, e si procederà così a modellare tutti gli elementi che vedete del progetto. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Come vedete, si è deciso di non fare un piano a quota fissa, ma di andare a seguire quella che era la pendenza del terreno, andando a dare una quota fissa ai vari parcheggi realizzati. Questo per ottimizzare i costi e anche un po' la realizzazione del progetto stesso. Bene, una volta che siamo in questa fase, abbiamo la nostra proposta progettuale in 3D. Potremmo decidere di andare a fare gli elaborati 2D, semplicemente andando a isolare le polilinee 3D e i punti che abbiamo utilizzato per il progetto. Quindi andiamo a proiettare tutte queste polilinee 3D a quota 0 con il comando approximate 3D polyline by polyline. Seleziono tutti gli oggetti, 0 elevation. Se invece volessi portare anche i punti a quota 0, mantenendo tuttavia l'informazione della quota, mi basta isolare i punti. Una volta che ho isolato i punti, sono andato ad attribuire, selezionandoli tutti, la quota 0 tramite i controlli delle proprietà di AutoCAD, molto semplicemente. Quindi adesso potrò andare a fare la planimetria di progetto e tutti gli altri elaborati 2D in questo modo. Una volta che ho ultimato il mio progetto, avrò bisogno di presentarlo al cliente, o comunque di in qualche modo di creare del materiale per le presentazioni. Ed è qui che serve l'esportazione in EasyCube TS. EasyCube TS è un programma gratuito offerto in bundle con 3D Utilities. Mi permette di realizzare immagini e video in diversi formati e con diverse tecniche per avere una presentazione anche più efficace del prodotto finito, del progetto, diciamo. Basterà semplicemente recarsi su Save Easy Project, selezioniamo tutte le entità. Ci verrà richiesto se applicare o meno un filtro per la sistemazione delle facce, quindi eventuali errori all'interno delle facce saranno sistemati grazie a questo filtro, impostando anche una tolleranza, quindi potrei dare una tolleranza di 1 cm, la lascio abilitata e faccio ok. Il programma andrà a creare sul desktop una cartella Windows di estensione CivDir che può essere aperta con i software della famiglia EasyCube, quindi sia l'ACH e il Pro. In questo caso a noi servirà per aprirlo con EasyCube TS. Quindi basterà recarsi su questa cartella da EasyCube TS per aprire il modello. Possiamo farlo subito. Quindi sono andato ad aprire EasyCube TS. Vado su Apri, scelgo la cartella che è stata appena creata sul desktop, Easy Project Views, che sarà quella creata di default da 3D Utilities. Faccio Scegli. Vista numero 1, View Number 1. Il modello che abbiamo appena modellato in 3D Utilities, disponibile per eventuali filmati o immagini. Ho solamente messo 3 keyframe e ho fatto partire un filmato cortissimo. Questo filmato posso esportarlo o come ebook PDF, facendo esporta libro, posso esportarlo a colori in bianco e nero o in 3D, oppure posso esportarlo come video e ho tutte queste opzioni qui, colori, bianco e nero, TV 3D e stereoscopia. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto come a partire da un modello di stato di fatto, che adesso andrò a far vedere, siamo andati a costruire il modello di progetto, passando per una fase di studio intermedia dove abbiamo visto quelli che erano in modo molto approssimativo le quantità di stereo di riporto, poi siamo andati a disegnare e in seguito modellare tutti i dettagli. Una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo visto che con estrema facilità si riescono a ottenere le planimetrie 2D ed eventuali altri elaborati che ci servono e possiamo anche esportare il modello in modo tale da aprirlo con EasyCube TS e creare immagini o video a seconda di quello che ci serve realizzare.